Benvenuti e benvenuti nella mia cucina. Mio zio mi ha regalato un po' di carne di cinghiale. Guardate, io non l'ho mai mangiata, questa è la prima volta. Adesso la trito con il tritacarne e vado a realizzare delle pappardelle al ragù di cinghiale. Vado a tagliare dei pezzettini più piccoli. In questo modo e li inserisco all'interno del tritacarne. Dopo aver tritato la carne di cinghiale, questo è quello che ho ottenuto. Adesso andiamo a vedere il resto degli ingredienti. Vado ad utilizzare 500 g di pappardelle, pomodoro, ciliegino, ne vado ad utilizzare 4 bottigliette, olio extravergine d'oliva, il tritato di cinghiale ovviamente, sedano, carote e cipolla. Poi utilizzo mezzo bicchiere di marsala all'uovo e un dado vegetale. Io metto il dado perché lo preferisco, però voi potete mettere il sale. All'interno di una padella metto l'olio. Faccio riscaldare e dopo inserisco sedano, carote e cipolla e lascio soffriggere. Inserisco il soffritto. Non appena facciamo soffriggere bene sedano, carote e cipolla, inseriremo il tritato di cinghiale. Inserisco la carne. Lascio arrotolare la carne. E dopo sfumo con il marsala. Ovviamente voi potete sfumare anche con il vino, però io lo preferisco il marsala perché conferisce quella dolcezza in più. Aggiungo il dado. E sfumo con il marsala. Faccio evaporare e dopodiché inseriremo il pomodoro ciliegino. È arrivato il momento di inserire il pomodoro ciliegino. Do una bella mescolata. Metto anche 3 foglie di alloro per togliere quell'odore di selvaggio. Adesso metto il coperchio e lascio cuocere lentamente per almeno 2 ore e mezzo. Lo tratto come un classico ragù, quindi più cuoce meglio è. Guardate che meraviglia, il mio ragù di cinghiale. Trascorse le 3 ore, il ragù di cinghiale è pronto. Adesso mettiamo sul fuoco una pentola con dell'acqua e la portiamo a bollore. Acqua bolle, mettiamo il sale. E caliamo le pappardelle. Lasciamo cuocere.
Le pappardelle sono pronte, le scolo all'interno di una ciotola. Aggiungo il ragù di cinghiale. Do una bella mescolata e vado ad impiattare. Le mie pappardelle al ragù di cinghiale sono pronte. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate.